Il Vangelo di Luca al capitolo quindicesimo, dal versetto 1 e seguenti, ci presenta un padre che ha due figli e non riceve amore da nessuno dei due. Nella parabola del figlio prodigo è sintetizzata la storia della salvezza, l'alleanza, il peccato, la conversione, la festa per tutti. In questo Vangelo si ascolta come il figlio più giovane abbandona il padre in cerca di felicità, crede di trovarla nelle cose, nel piacere, ma si trova ridotto a servo e a contendere le ghiandi ai porci, a morire di fame. In una situazione così disastrosa, nel cuore e nella mente di questo figlio giovane si scontrano due sentimenti. Da un lato la voglia di vivere perché muore di fame, dall'altro il ricordo dell'immagine del padre e il desiderio di tornare da lui. Ecco allora la decisione: tornare dal padre. Non torna per amore, ma per fame. Il padre, dice il Vangelo, lo vede da lontano, commosso, gli corre incontro, gli si getta al collo e lo bacia e subito ordina anello al dito, abito nuovo, sandali ai piedi, un banchetto e una festa. Il centro della parabola è la rivelazione del cuore di Dio Padre. Al suo volto dobbiamo guardare, a Lui che è amore grande, indistruttibile, incondizionato, misericordioso. Questa parabola è per tutti noi accecati dal desiderio di libertà, di autonomia. Spesso ci allontaniamo da Dio, ma con il tempo ci accorgiamo che senza intimità con Dio nulla serve. Tutto appare inappagato, inadeguato. Si avverte così la necessità di bonificare la propria vita, di sanare le proprie ferite, sia quelle causate dalla ricerca di un divertimento sfrenato, trasgressivo e senza regole, sia quelle causate dall'isolamento in cui si viene a trovare. La Quaresima è per tutti tempo di grazia, tempo per ritornare alla casa del Padre. Se riconosciamo il nostro peccato, Lui ci viene incontro con l'abbraccio della misericordia e con esso ritroviamo la nostra vera dignità. Rinasciamo ed è proprio allora che c'è festa nel nostro cuore. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.